Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei due sul server 2. Oh, allora, abbiamo avuto dei piccoli problemi perché non siamo assolutamente respawnati qua. Siamo respawnati su a casa, ci siamo dovuti buttare di nuovo là sotto e abbiamo dovuto rimetterci le armi come stavano perché non c'erano più. Sì, è stata una cosa molto strana, ci siamo risvegliati esattamente in un altro posto. Vabbè, comunque abbiamo ripristinato insomma tutto quello che avevamo, quelle poche cavolate che avevamo trovato, e adesso ci accingiamo ad andare avanti. Ok, eravamo arrivati qua, l'avevamo già esplorato quest'antro e avevamo visto quanto sono stronzi i nostri... Ok, io direi di stare molto attenti perché potrebbe succedere di tutto qui. Allora, non ho idea. Secondo me bisogna saltare. Vaffanculo! Ci sono delle cose lì, eh. E qua dove cazzo devo andare? Che qua c'è una pressure plate con la trappola. Il fornitore non. Ah, yeah. Sai che cosa ci vorrebbe? Un secchio con l'acqua. Vabbè. Ma se togliamo. Corriamo e andiamo via! Affanculo. Oh no. Corri che ci sono i mostri. Corri cazzo. Prendo fuoco. Vieni su. Prendo fuoco. Levati dal cazzo. No, stanno spawnando in 10 milioni. Vai, mettiti al sicuro. No, sto morendo. Aiutami, sto morendo. Ok. Oddio, madonna. A posto. Mo come si sale qua? Vaffanculo. Meno male che gli altri non sono arrivati. Aspetta che c'è un cartello. Safety zone. Ah, oh. Ok. Qui dovevamo terminare la nostra partita. Fine primo episodio. In realtà non avevamo ben capito. Ci sono due pagnotti di pane. Non ci hanno lasciato un cazzo. Con due pagnotti di pane ci facciamo cavolo. Sto cazzo, proprio. Avvocato. Però vabbè, mettiamoci a dormire. Tu ce l'hai? C'ho 5 bistecche io. Io c'ho 2 più 2. Ok. Siamo nella merda, avvocato. No. Possiamo dormire. Siamo nella merda più buia proprio. Vabbè, facciamo una cosa. Io vorrei salvare qua la partita. Quindi, ragazzi, vi tagliamo il gameplay qua, ma noi dormiamo. Ok, ragazzi, abbiamo aspettato la notte e ci siamo rifucillati. Adesso speriamo che la prossima volta spawniamo da qua. Ehi, ma secondo te perché hanno lasciato della terra qui? È che vogliono che noi scaviamo, no? Potrebbe essere, sono veramente malati se hanno fatto una cosa del genere. No, non c'è niente. Magari ci hanno lasciato qualche cesta. Ah, yeah. Scusa. No, nascosta, niente. Va bene, andiamo avanti a sto giro. Però abbiamo un po' di terra. Non si sa mai che posso tornarci io. Io non ce n'ho, aspetta che la prendo un po' perché magari io c'ho 11 blocchi, così magari non li buttiamo. Sai cosa? Può servire per mettersi in alto, per salvarsi il culo. Cioè qua veramente... Hai ragione, forse l'hanno fatto apposta. Vabbè, 11 blocchi io sono. No, non sono così pianificatori. Vediamo che cosa ci aspetta. No, questa è una cosa di Modern Warfare 2. God favela. Ah, ma quindi ogni puntata è a tema. Io credevo che era sotto metro. No. Oh, è bellissimo. Occhio che ci sono degli spawner. Siamo all'aria aperta addirittura. Questo è il livello più difficile di Call of Duty Modern Warfare. Leggi tu. Allora, leggiamo. Io mi prendo le frecce. Vai, bene, beh, io ce l'ho le frecce. Le ho prese tutte io. Bene, antivirus. Attraversate l'isolato, ma attenzione ai virus terroristi russi che hanno lasciato trappole ovunque. Qui passo e chiudo, il presidente conta su di voi. Addirittura. Questa è della direzione artistica Mega Marte, secondo me. Il presidente conta su di noi, attenzione. Occhio che qua ci sono dei libri, hai visto? Ho paura dei libri, non c'è niente. Possono rompere i libri? No, beh, penso che siano... Che cosa c'è in questa porta che stavi controllando? Ho preso dei libri, no? E no, non qua c'è non niente. C'è niente, ok. Non c'è niente, ok. Le librerie non si possono rompere. Allora, siccome è COD, io direi di andare in giro con l'arco. Tu dici? Aspetta che qua... Guarda qua, uovo di ragno delle caverne. Se passiamo qua è la morte. E perché dovremmo passarci? Uovo di muscoso. Uovo di scheletro. Muscoso? Muscoso non è... Oh, occhio. Madonna quanta roba c'è qua dentro. Non puoi capire. Io sto salendo in terrazza. Da qui si può cecchina. Stanza della dinamite. Vieni qua.
Vieni qua. Bisogna fare un saltino. Stanza della dinamite a carrello. Occhio, occhio, occhio. Che quasi esplode. Oh, questa è una prankcraft come piace a me. Qui c'è una botola. Che ti porta a morire. Qui che c'è? Carrelli, ok. I carrelli. Vogliamo provarci? Scegliamo. Allora, no, ma è un problema. Se partiamo qua è finita. Cioè, se arriviamo alla dinamite schiattiamo, sappilo. Io però. E qui è completamente randomica la faccenda. Guarda quanto è bello sto posto. C'è una cascata lì in fondo. Vabbè. Allora. Hanno fatto un lavoro incredibile. Guarda quanto è bello. Secondo te quel livello lì sopra? Oh, safe zone, la vedo, vedo la safe zone. Dov'è la safe zone? Nel palazzo giallo. Dici che è una safe zone? Ci sono due letti. Quindi dovremmo attraversare tutta questa strada. Beh, allora dai, scegliamo. A, B o C? Io direi B, quello in mezzo. Però andiamo tutti e due là, perché se ci separiamo siamo morti e stramorti. Ok, allora parti tu. E questa è la tua puntata. Allora tieni, ti do il carrello. Penso io, non ti preoccupare. Cazzo, fai subito. Fai subito, okay, che mi sento un attimino. Ma siamo sulle montagne russe. Merda. Oh, oh. Va piano piano. Cazzo. Il mio carrello. Ah, ok, sono arrivato in un posto quasi normale. Dov'è che sei? Okay. Ti sei preso una... Attenzione. No. Pericolo muro. Questo deposito. È dinamite. Ah, questo qua c'è della dinamite qua dentro. Ho preso della dinamite. Aspetta. Allora, facciamo così. Aspetta, c'è un buco qui, non si vedeva. Ah, qui forse ci dobbiamo mettere la dinamite, può essere? Ah, ho capito, la dinamite la dobbiamo mettere qui. In questo modo viene. Aspetta. Allora, tu spostati da là, spostati. No, aspetta. Ah, vogliamo fare una. Okay. Eh sì, facciamo saltare il muro, dai. Via, via, via. Aiuto. Togliti da là. Resta. Una pedana, abbiamo una pedana a pressione adesso. Ottimo, possiamo aprirci delle porte. Ok. Qua non c'è niente. Oh, il palazzo arancione. Dovrebbe essere questo che contiene... Il vaffanculo! Che cosa? Ho sentito un ragno. Aspetta che vado a controllare di là. Lava. Ah, va come lava. Secondo te dobbiamo spaccare i vetri e rientrare come dei furtivi? Sì, direi di sì. Aspetta, fammi vedere. No, qui c'è una strada. Aspetta, vieni qui. C'è una strada con un cancello. Niente, non porta a niente questa strada. È come in COD, cioè tutto un tunnel. Ah, aspetta, qui c'è... Hanno mantenuto tantissimo. Oh, merda. Che è? C'è merda. Allora, premi qualcosa e scappa, vieni fuori. Aspetta, Oh, quella fresca di tua sorella. Dai. Che è successo? Ma hai richiuso la porta. No, si è richiusa da sola. Ci sta la pressure plate. Ecco, adesso te l'ho chiusa io. Insomma, che dobbiamo fare? A me non sembra sia successo gran... Che? Perché? Oh, via, dinamite. Oh, cazzo. Oh. Merda. Cos'è scoppiato? Non lo so, ecco qua. Ok, alcune pressure plate avevano la dinamite sotto. Occhio. Occhio alle orecchie proprio. Io sento, ma... Oh, via. Cazzo. Via. Yeah. No, tranquillo, ok. Ma sono dei malati questi. Io sento zombie. Ok. Siamo arrivati su un tetto, niente male. E qui c'è ancora l'opportunità di salire. Saliamo. Sì. Oh, che figo. Ah, cazzo. Occhio, non cadere. Mi sono ammazzato le ginocchia. Allora. Ok, qui c'è una scalinata in legno che sembra fatta apposta per noi. È un macello questa parte. Oh, io avevo visto i letti. Eccoli là, li vedi? Sì, proviamo a salire ancora più. Oh, ma l'hai visto? Sì, quella barca è quello che ti dicevo prima. Secondo me potrebbe essere l'ultimo livello, quella là. Ma è bella. Comunque,
Madonna, sono ammazzati. Sono ammazzati. Guarda, qui abbiamo la possibilità di vedere un sacco di cose future che ci aspettano. L'hanno fatto, l'hanno fatto apposta. Hanno fatto un mondo gigante. Ci sarà una parte nella foresta che mi spaventa non poco. Non mi spaventa e non poco. Comunque, vediamo un attimo se si può andare avanti da questa parte. C'è una cosa gialla qui. Ok, no, mi ero perso un attimo nella contemplazione del bellissimo universo che hanno creato. Allora, qui c'è una parte gialla in cui non c'è niente. Siamo un po' a qualche anticipazione. Niente, si riscende. Niente, si riscende. Credo che sia un labirinto questo posto. Sai cosa? Ah, no, siamo nella safe. Ma sai cosa mi sorprende? Che la bistecca. Bistecca? Va, prendo una costatella di maiale io. Prendi pure l'altro, va. Ecco qua. Tanto è tutta roba che finisce nella panza. Quindi questa è la fine della seconda puntata. Immagino di sì. Bosco smeraldo. Attenti all'erba alta. Che dobbiamo fare? Dobbiamo... No. La chiudiamo sulla safe zone, dai. È una safe zone questa? Suppongo di... Non lo so. Penso di sì, ci sono i letti. Ogni safe zone ha i letti. Bene, allora ci vediamo alla prossima puntata. Oh yeah!